Sono Andrea Sozzi Sabatini e sono l'amministratore delegato e il fondatore di Etrurio. Etrurio è un'azienda agricola che mira a produrre olio d'oliva di alta qualità in Toscana. Oggi vi spiegherò come Marco restaura questo bellissimo affresco di 583 anni. Il primo lavoro che dobbiamo fare è consolidare le pareti. La prima cosa è prendere le pietre instabili, estrarle, consolidare tutto ciò che c'è sotto e poi rimettere le pietre al loro posto. In questo grande affresco ci sono crepe qua e là, quindi il passo successivo è rinsaldarle. Le crepe si consolidano con la resina. In questo caso si usa una resina speciale. Il prossimo passo è rimuovere gli intonaci che sono stati applicati sull'affresco negli ultimi secoli. Per farlo, il restauratore Marco ha bisogno di un bisturi chirurgico e di rimuovere ogni singolo pezzo di intonaco da questa enorme superficie. Questo è un lavoro molto delicato, perché se non sei abbastanza preciso, ovviamente, puoi danneggiare l'affresco stesso. Una volta che l'intonaco è stato rimosso, possiamo applicare della carta giapponese, imbevuta di acqua e carbonato di ammonio. Si tratta di un processo molto delicato. Il motivo per cui facciamo questo è perché grazie alla carta giapponese, tutto lo sporco e tutti i componenti esterni si distaccano dall'affresco. Ed è un processo che può durare fino a 6 mesi. Dopo tutto questo lavoro, come potete vedere, l'affresco viene fuori. Alcuni dei colori ora sono vividi. La maggior parte di quello che stava sotto l'intonaco, fortunatamente si trova ancora lì. Applichiamo nuovamente carta giapponese, questa volta imbevuta di un prodotto diverso, ovvero l'idrossido di carbonato. Questa è una parte molto importante del restauro, perché serve a stabilizzare l'affresco stesso. Ora che tutti questi processi sono stati completati, Marco può iniziare la seconda fase del restauro. Come si può vedere, ci sono molti spazi vuoti nell'affresco, perché parte della vernice è sbiadita, altra è andata persa. Marco andrà ad utilizzare un pennello molto piccolo, e del pigmento naturale, come si usava nel 1400. L'autorità italiana ha supervisionato questo affresco. Infatti in Italia, non è consentito ripitturare nulla che non sia attuale. L'intero restauro ha richiesto molto tempo. Ci sono voluti 18 mesi. Siamo molto orgogliosi di aver recuperato questa opera d'arte in Toscana.